ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo video che sarà un video nuovissimo di una nuova serie che è una serie di slime. Woo! Oggi farò, vabbè, se vedete che le mie mani sono sporche è perché ho fatto questo slime qua che è molto carino, ma si appiccica un po' e quindi lo sto lasciando un po' così all'aperto e quindi per questo ci ho giocato un po' e quindi è tutto sulle mie mani praticamente. Quindi comunque questo l'ho fatto, ci avevo fatto un video però mi è venuto male e quindi non lo pubblicherò quel video. Vabbè, quindi evitate di dire ah, c'ho le mani sporche, vabbè, perché lo so benissimo. Comunque allora iniziamo subito a fare lo slime. Io cerco di aprire questa colla perché vabbè, lasciamo stare, è un po' scomodo mettere la colla così, però va bene. Ok, non lo voglio fare molto grande perché così sì, basta. Ok, e io come al solito faccio sempre così, quindi lasciamo stare. Metterò un'essenza di vaniglia, ne metto 3 gocce proprio. Ce ne ho messe 2 in realtà, però va bene, facciamo finta. Ora prenderò e metto un po' di questo. A me piace un sacco mettere tipo ecco, mi si è colorato perché ho usato la mia stecchetta, questa qua che era già colorata, ma va bene, lasciamo stare. Comunque metto un po' di balsamo, io lo tengo sempre in questi contenitorini qua, perché questi qua ragazzi, perché sono molto più pratici e contengono la dose esatta di qualsiasi cosa che vuoi mettere, tipo io ho messo quello lì, però puoi metterci qualsiasi cosa. Metto qualche goccia di tonico in modo che sia più carino. Siccome non ho la schiuma da barba, metterò anche un po' di questo sapone. Ne metto veramente pochissimo perché poi sennò viene un disastro. Ok, questo sapore qui è fantastico per fare gli slime perché tipo ha una consistenza molto slimosa, lo amo. Ok, ora vado a mettere un po' di colorante nel mio slime ball. Utilizzo questi qua della Giotto, normalissimi, tempere. Voglio far diventare il mio slime verde chiaro. Ci riuscirò? No, verde chiaro, verde pastello. Ci riusciremo? Non si sa. Ragazzi, sto miscolando e sto vedendo che ho messo troppo verde e quindi non è proprio molto pastello, però va bene. Ora vado ad addensarlo con dell'acido borico che io tengo qui dentro perché è più pratico. E, ok, non sono molto esperta di slime, quindi io di solito ne metto così di acido borico, poi vabbè, voi fate come vi pare. Forse ne ho messo troppo, forse ragazzi, forse. Aspettate che ne tolgo un po' perché qua, se no, sono messa male. E il bello è che lo so che ce ne devo mettere poco, però tipo io non ho molta pazienza di rimanere lì a mescolare 20 anni così. Vabbè, però dobbiamo avere pazienza, quindi imparerò ad avercela. Anche un po' di ASMR e su Instagram sto mettendo gli ASMR degli slime che faccio, siccome il video poi lo pubblico un altro giorno perché devo editarlo eccetera, io faccio gli ASMR e ve lo metto come anteprima, quindi andatemi a seguire su Instagram, mi chiamo Alessia Trozzi, Alessia trattino basso Trozzi, scusate. E però comunque lo trovate nella descrizione, tutti quanti i miei social li trovate in tutti i video nella descrizione. Quindi ora io continuo a mescolare qua
Ok ragazzi, ora io vado a mescolare un po', vado a incorporare un po' di acido borico così con le mani. Spero che si veda bene ragazzi, comunque. Ok. Allora. Ora, aspettate che lo metto qua, sul mio piano da lavoro. Normalissimo. Ok, io direi di metterne altre goccettine di acido borico perché è veramente appiccicoso. Da lì sembra tipo che il verde, aspettate che vi faccio, lo metto a fuoco, perché sembra che il verde sia tipo un sacco, tipo fluorescente. Non so perché, perché la videocamera è tipo fantastica. Va bene. Comunque, io adesso un attimo faccio, ci gioco un po' anche perché il segreto è molto giocarci. Ok, ho già fatto anche le foto per la copertina, ora vi faccio un po' di ASMR. Questo ASMR era già uscito su Instagram, quindi se non mi seguite ancora, vabbè. Vabbè, prima faccio l'outro e poi l'ASMR. E quindi nulla ragazzi, se vi è piaciuto lasciate tanti pollici in su, commentate qua sotto con i video che vorreste vedere in questo canale. Da Alessia è tutto e ci vediamo nel prossimo video, ciao!